Buongiorno. Senta, domanda, sì, l'Olimpia contro la Lazio, secondo lei, come dicevo, è una partita in cui bisognerà, diciamo, aspettare la sfugliata, quindi una partita un po' attendista, della Lazio, oppure, visto il clima che si respira intorno al club biancocelesti, magari potrebbe esserci l'occasione per partire con magari con un po' più di coraggio? Ma guardate, innanzitutto non credo al momento, se si può chiamare, di difficoltà della Lazio, perché stiamo parlando della seconda partita, stiamo parlando di una squadra che ha perso contro due grandissime squadre e di conseguenza sappiamo che affronteremo una Lazio che per assurdo sarà arrabbiata per i due risultati negativi, ma non certo una Lazio che perderà fiducia per quelle che sono sempre state le sue caratteristiche sia di squadra che di gruppo. Quindi in questo senso ci aspettiamo una Lazio che cercherà di aggredirci, che cercherà di preparare una partita feroce alla ricerca della prima vittoria in campionato. Quindi in questo senso dovremmo essere bravi noi a contrapporci con i giusti accorgimenti e le giuste motivazioni. Alfredson non ci sarà, confermerà la formazione che ha giocato dal 10-1 in poi a Torino o niente, qualche novità? Ma stiamo valutando tutte le ipotesi che abbiamo nella possibilità di sostituire Alfredson, quindi in quel ruolo abbiamo Maiello che, come avete visto col Bologna, si è adattato molto bene, abbiamo Soddimo che è rientrato e sta bene e abbiamo Cassata che è nel suo ruolo naturale, quindi in quello cercheremo di fare la scelta che in questo momento ci dà più garanzie dall'inizio sotto i vari aspetti. La Lazio è una squadra brava soprattutto dalla cintura in su, no? Queste due partite si è visto che soffre e si è attaccata. Di contro però il Frosinone 0 gol in 3 partite ufficiali. Come hai studiato questa settimana il modo per ovviare tutto questo? Ma guardate, la Lazio è una squadra che ha tanta qualità al proprio interno, soprattutto nei giocatori offensivi. È una squadra maestra nell'attaccare la profondità. Ha un giocatore come Immobile che vive sul filo del fuorigioco e attacca la profondità costantemente per liberare poi gli spazi per il loro trequartista tra le linee. Quindi è una squadra che ha possibilità di sfondare con i quinti perché ha qualità, ha due mezzali come Parolo e Milinkovic che hanno caratteristiche diverse sia di qualità che di inserimento, quindi una squadra completa. Quindi in questo senso da parte nostra servirà una gara attenta nel non prestare il fianco a quelle che sono le loro caratteristiche, però allo stesso tempo dobbiamo essere bravi ad affrontarla con coraggio e con la convinzione che possiamo uscire da lì con un risultato positivo perché siamo in crescita e vogliamo continuare a crescere. Sulla manovra offensiva, perché io vedo delle difficoltà oggettive, cioè ti faccio un esempio: in Canada trovavi delle cose, no? Palla al terzo, una delle soluzioni è Perza con la prima punta che va lungo nello spazio, palla al terzo di sinistra, stessa cosa nello spazio dall'altra parte. Io queste cose non le ho mai viste. Ma guardate, innanzitutto sotto l'aspetto delle occasioni da gol. Sicuramente non ne abbiamo avute molte con l'Atalanta perché sapevamo di affrontare una squadra che in quel momento lì era la peggiore da affrontare e ce l'ha dimostrato credo anche la partita con la Roma, no? Perché la Roma, che non è il Frosinone, con tutto il rispetto a livello di singoli, il primo tempo mi è sembrato che abbia sofferto più del Frosinone, quindi in quel senso lì credo che quella partita ci ridà un po' di dimensione anche a noi. E per quanto riguarda la partita con il Bologna, credo che la squadra abbia creato e creato anche tanto, perché avere 5-6 palle gol come abbiamo avuto noi con il Bologna importanti, e poi dopo se non si riesce in questo momento a capitalizzare sicuramente qualcosa dobbiamo andare a migliorare,
vedi sicuramente l'attacco della porta su cui stiamo lavorando, però credo che in queste due partite, ripeto, Atalanta ha avuto una dinamica che vi ho appena spiegato, con il Bologna abbiamo creato secondo me tanto, e quindi in quel senso lavoriamo con fiducia cercando di migliorare quello che sappiamo che sarà un elemento importante per riuscire a cercare di vincere le partite. Questo è assodato. Noi è chiaro che si va per cercare di portare a casa un risultato positivo, ci mancherebbe altro, questo lo do per scontato. Come dici tu, serve tanto coraggio, ma serve anche qualità, soprattutto nell'esprimere un certo tipo di gioco. Ora mi dici, prima di avere una curiosità, mi fai il punto della situazione relativamente infortunati a parte, a cui adesso si è aggiunto anche altre persone, oltre agli altri che sono già fermi, com'è la situazione invece dei nuovi che abbiamo visto o per niente o poco, tipo Campbell, Dice e il resto? Allora, Campbell non sarà convocato perché ha avuto un problema ad una caviglia, quindi ce l'abbiamo fermo. Ardaiz si sta allenando, sta cercando di migliorare quella che è la sua condizione fisica. Quindi non è utilizzabile se non in panchina? Sicuramente non è utilizzabile dall'inizio, però per uno scampolo di gara sicuramente potrà essere un giocatore che da questa gara potrà essere impiegato. Quindi questa è la situazione per quanto riguarda i due giocatori che lei mi ha citato. Per quanto riguarda gli altri, Pinamonti è comunque un giocatore che si sta inserendo sempre di più nell'organico, un giocatore che anche lui non aveva fatto grandissimi lavori precedentemente, se non dei lavori senza la palla a secco, quindi con noi ha inserito tutta quella parte di gioco situazionale di cui aveva bisogno e di cui comunque metterà costantemente da qui alle prossime settimane per cercare anche lui di migliorare quella che è una condizione che poi lo potrebbe portare anche a giocare eventualmente anche dall'inizio. Questo per quanto riguarda il reparto offensivo, perché Daniel Ciofani ne avrà ancora per qualche settimana, anche se sta intensificando e sta procedendo direi molto bene il suo recupero. Gori noi contiamo per i primi di ottobre di averlo a disposizione. Paganini e Dionisi parliamo di gennaio, perché comunque sono due lungo degenti su cui... Allora, tolta questa curiosità, sì. Questo mi fa capire che grosso modo dovresti presentare e lo stesso modulo e la stessa squadra, non è che ci sia molto da variare, insomma. O è possibile avere delle novità, soprattutto in difesa, considerando che, come è stato sottolineato, la Lazio è la squadra che ha un potenziale offensivo molto particolare, ecco. Ma io mi sto scervellando sull'idea di come marcare Immobile e chi lo deve marcare e chi avrà compiti particolari forse per cercare di renderlo meno pericoloso che il solito. Ma guardate, sul modulo vi dico sinceramente che se cambiassi dopo due partite, di cui una secondo me fatta anche bene con il Bologna, vorrebbe dire non avere le idee chiare, vorrebbe dire non proseguire su un'organizzazione estiva che è stata improntata e basata su questo sistema. Poi sapete benissimo che l'anno scorso vi ho dimostrato che in caso di necessità, dove il problema si viene a porre in maniera importante, non ho mai esitato a cambiare sistema e soluzioni, anzi secondo me, se abbiamo raggiunto la promozione, è proprio perché abbiamo trovato delle soluzioni alternative che in quel momento non ci permettevano più di essere efficaci come lo eravamo prima degli infortuni che ci sono capitati. Quindi in questo senso proseguiamo sul 3-5-2. Detto questo, come vi ho sempre detto, è normale che si guarda spesso anche la settimana è la caratteristica dell'avversario, lo stato di forma dei giocatori che abbiamo a disposizione per capire se per questa partita ci possono essere dei giocatori più o meno adatti rispetto all'avversario piuttosto che al modulo. Quindi in questo noi speriamo di riuscire a fare le scelte
azzeccate, perché poi, come ben sapete, prima della partita sono tutte buone, poi il campo ci dirà effettivamente quali sono state. Allora, Briganti, che secondo me è stato il migliore in campo nella gara di Torino, può essere in futuro considerato un giorno di almeno forzatura, come lo era per certi versi nel gioco lo scorso anno? Ma io credo innanzitutto che parliamo di un giocatore, secondo me, che ha delle ottime qualità, un giocatore che anche per atteggiamento e per disponibilità è un giocatore encomiabile, un giocatore che dove, io dico sempre, dove lo metti sta grazie alle sue qualità e alla sua disponibilità, perché è un giocatore che a cui spieghi una cosa e 10 secondi dopo la vedi. Quindi non c'è bisogno di aggiungergli tante altre cose, quindi in questo senso ho grande fiducia nel ragazzo. So che quest'anno per noi può essere sicuramente un giocatore che, come al solito, si potrà ritagliare il suo spazio importante all'interno di questa squadra. La seconda domanda: hai lavorato anche sull'atteggiamento, cioè nelle gare con l'Atalanta e col Bologna nei primi minuti c'è una sorta di blocco emozionale, di tensione nervosa, che secondo me non ti può permettere una gara con una squadra così importante? Ma sicuramente stiamo lavorando su quell'aspetto, un aspetto che abbiamo valutato, un aspetto che stiamo valutando con i ragazzi, ed è un aspetto su cui già contro la Lazio mi aspetto un netto miglioramento. Poi in questo è normale che c'è da capire che, quando vi dico sempre che ci sono partite nelle partite, voi dovete ben sapere che, se analizzate un po' tutte le partite in generale, i primi 20 minuti sono sempre partite molto più complicate, perché c'è grande aggressività da parte di tutte le squadre, perché i tempi sono molto più ridotti grazie comunque alla freschezza e all'attenzione da parte di tutti i calciatori, e gli spazi sono ridottissimi, e noi dobbiamo essere bravi a saper lavorare con quegli spazi che in quel momento della partita sono ridotti, perché poi dopo avete visto che comunque sia con l'Atalanta, ma soprattutto con il Bologna, poi dopo, quando la pressione avversaria comunque rallenta e ti permette di avere una frazione di secondo in più, sicuramente il Frosinone ha dimostrato di poter venire fuori, ma noi dobbiamo migliorare a giocare sotto pressione. Questo sicuramente è un aspetto corretto su cui stiamo lavorando. Mister, buongiorno. Sarà finalmente la prima occasione per i tifosi di vedere la squadra da vicino. Non saranno magari 4.000 di 3 anni fa, però insomma, dai, dare la mano, dovrebbero sfiorare 3.000. Sarà anche questa forse una motivazione in più? Ma guardate, voi sapete benissimo che non mi piace accampare nessun tipo di alibi, però a noi questo contatto con i tifosi manca, ed è mancato per forza di cose, perché aiuta, secondo me, anche nel far inserire i giocatori che sono arrivati da poco, perché il calore del pubblico del Frosinone sicuramente riuscirebbe a trasferire loro sicuramente la passione, il senso di appartenenza che c'è dietro questa società, dietro questi colori. Quindi direi che diventa davvero fondamentale. Io sono certo, poi sicuramente con i se e con i ma non si può andare troppo oltre, ma sono sicuro che il secondo tempo con il Bologna, se avessimo attaccato sotto la nostra curva, quel mezzo metro, quei 30 centimetri che mancavano per andare a chiudere quei cross, li avremmo fatti con l'adrenalina, con l'entusiasmo che quella curva ci trasferisce. Quindi in questo senso noi non vediamo l'ora innanzitutto di rigiocare nel nostro stadio. Poi sappiamo già che contro la Lazio ci seguiranno numerosi e ci farà enormemente piacere, però non vediamo l'ora di giocare davanti ai nostri tifosi nel nostro stadio, ripeto. Marco, senta mister, la fase difensiva sarà determinante domani, la partita olimpica. E mi riferisco ai tre difensori, agli acuti fricati della seconda partita rispetto alla prima. Possiamo dire, possiamo avere questa certezza che non modificherà ancora, che i tre di Bologna daranno riconfermati? Ma allora, innanzitutto con il Bologna ho cambiato perché Goldaniga ha avuto un problema. Quindi Goldaniga ha avuto un problema all'adduttore, non volevamo rischiare che questo problema diventasse un problema più serio, infatti oggi ce l'abbiamo già a disposizione, quindi in questo senso il cambiamento era stato fatto per quel motivo. Detto questo, non ho ancora scelto quelli che saranno i componenti del pacchetto arretrato, lo sceglierò
nella giornata di oggi e nella giornata di domani, e quindi vediamo quelli che saranno poi quelli prescelti per questa partita. Volevo così curiosità mia, Chiamuti è stato rinnovato per la nazionale under 20, sì. Dovrebbe essere annullata domani sera per il raduno. Ecco, raggiungerà i compagni in una fase successiva, perché poi per Lavorio partono i tempi presto. Come si possiamo pensare? Pinamonti sarà regolarmente a disposizione della squadra e dopo la partita raggiungerà il ritiro della nazionale. Sì, quindi sarà con la squadra. Posso? La mia era una battuta, volevo farla per concludere, invece poi lo chiuderà Maurizio. Quanto credi nella cabala? Perché sai che sei la bestia nera di Simone Zanetti. No, guardate, nella cabala non ci credo, anzi a volte dico che i numeri sono fatti per essere sfatati, quindi credo che ogni partita diventa una partita a sé, quindi in questo senso non, il passato non è un passato che potrà influire su questa gara. Ultime due, di Bianchi e Nicola. L'ultima per me, per quanto riguarda Luis Alberto, che è un po' il faro in mezzo della Lazio, per limitarli la relazione, lei ha pensato a qualcosa di particolare, cioè di piazzare qualcuno addosso oppure sempre marcamento zero? Ma guardate, noi dobbiamo pensare a lavorare di squadra, non dobbiamo giustamente pensare troppo ma faccio un esempio a Luis Alberto, perché poi ci sarebbe da pensare a Immobile, a Milinkovic, a Luis Felipe, cioè, quindi in questo senso diventerebbe un po' una coperta corta, no? Quindi noi dobbiamo essere bravi a lavorare di squadra. Lavorare di squadra vuol dire che dovremmo essere bravi a correre più di loro, a correre bene, a essere compatti, a saperci sacrificare, a saper lottare quando ci sarà da farlo, perché sappiamo che questa sarà una certezza, e poi quando sarà il nostro momento dovremo essere bravissimi noi a fare le nostre cose, a proporre quello che noi sappiamo proporre con coraggio, perché la squadra deve avere una mentalità che è quella di riuscire a fare punti contro chiunque, anche su anche quelle partite che sulla carta possono essere impensabili. Però noi dobbiamo invece pensare che quando giochi di squadra, quando giochi con furore agonistico, quando giochi con grande partecipazione, quando metti in campo quello spirito che una squadra davvero coesa e compatta può mettere dentro, a quel punto non ci sono nomi che tengono e ogni risultato in questo sport è possibile. Se, è una domanda impropria da fatta a te, però penso che come allenatore qualcosa di più saprà. Io ho letto su social, su alcuni giornali, che il 30 c'era questa famosa sentenza, decisione sollecitata da Bocconi sulla facoltà, e non è successo niente, perché oltretutto c'è stato un comunicato ufficiale da parte della società. La situazione, allora, a questo punto ti chiedo, se lo sai, come stanno le cose per quanto riguarda poi questa vicenda? Puoi illuminarci? Ma guardate, non... Io so quello che sapete voi, quindi noi siamo sereni più che altro perché non possiamo in questo momento spendere energie da dedicare a una cosa di cui secondo me si è già parlato anche fin troppo, quindi secondo me non c'è bisogno di aggiungere nessun tipo di parola. Noi ci aspettiamo, l'unica cosa che ci aspettiamo è che questa cosa venga chiusa una volta per tutte, perché... Ripeto, perché ci sarà, ma io mi auguro che nella settimana della sosta si sappia quello che c'è da sapere, che secondo me deve essere sicuramente una cosa positiva per quanto riguarda la nostra società, perché poi dopo c'è da organizzare sicuramente la prossima partita. Nell'organizzazione della prossima partita noi dobbiamo sapere sicuramente qual è stata la decisione finale. A posto, grazie a voi. Grazie a voi.